Grazie, grazie a voi, grazie a Andrea, grazie, grazie a Fabio. Grazie. Seduti? Non vedono. Mettiamo, no, no, seduti loro. No, no, se vi vede Speranza mette zona rossa tutta Bologna, quindi questi quando sentono rosso. Abbiamo messo le seggiole, giustamente, sediamoci. Fra i ringraziamenti, permettetemi di ringraziare anche donne e uomini delle forze dell'ordine, per cui chiedo un applauso, perché però il ringraziamento deve aggiungersi, al ringraziamento deve aggiungersi una riflessione. Noi con Fabio e con questa splendida squadra di candidati vogliamo offrire un'idea di città, di periferie da riqualificare, di abbattimento di barriere architettoniche, di viabilità, di parcheggi. Quindi vogliamo parlare di futuro, non di passato. Mi domando e vi domando, ma è normale che ci siano zone di Bologna dove è meglio non andare, dove è meglio che i bolognesi non ci vadano a certe ore, dove è meglio che però Salvini vai là, però no? È normale che per fare un incontro alla Montagnola ci debbano essere 8 automezzi della polizia e dei carabinieri per evitare che qualcuno vada a rompere le scatole al prossimo? Non è normale. È normale che nella città che ospita l'università più bella, più orgogliosa, più antica del mondo, però è meglio non andare in Piazza Verdi. Non è normale. Quindi noi vorremmo una Bologna aperta, libera, per tutti, non per qualcuno, dove non ci siano zone, dove soprattutto le donne, le ragazze è meglio che non vadano. Io sono contento perché anche grazie alla Lega al pilastro c'è qualche spacciatore in meno in giro, e faremo anche di più. Però ecco, noi vogliamo che si alza presto la mattina, essere finiti sulle cronache nazionali nelle ultime settimane sono stati beccati a Bologna e provincia centinaia di percettori del reddito di cittadinanza fra spacciatori, clandestini. Oggi l'ho detto, era un incontro con gli imprenditori vicino a Como, l'ho detto a Conte e Letta, si è dimostrato un fallimento, faremo di tutto per eliminare questo reddito di cittadinanza che ha creato solo disastri, lavoro nero, concorrenza sleale, disoccupazione, sfruttamento. L'ultima la leggevo pochi minuti fa, un altro tizio che aveva 36 grammi di cocaina in casa è stato ovviamente arrestato, poi è curioso leggere la notizia, leggevo su Bologna Today. Aveva un bel po' di droga, non per uso personale, in tasca, è stato convalidato l'arresto ed è tornato a casa. E com'è? È stato convalidato l'arresto ed è tornato a casa. Di più, non si accontentava di spacciare, ma c'aveva anche il reddito di cittadinanza pure sto galantuomo qua. Però io non voglio vivere in un paese dove uno spacciatore viene arrestato e stasera è a casa. Vi ringrazio se già l'avete fatto, vi ringrazio se lo farete. Firmare il referendum sulla giustizia della Lega è fondamentale, perché o cambiamo la giustizia in questo momento oppure non la cambiamo più. E anche i giudici, se sbagliano, devono pagare come tutti gli altri cittadini, come tutti gli altri lavoratori. Piano piano, piano piano. Poi lo dicevo ai colleghi giornalisti, noi abbiamo tenuto duro sulla scelta di Fabio, non solo a Bologna, ma a Milano, a Torino, a Roma, a Napoli. Abbiamo proposto come Lega a tutto il centrodestra di allargare, di crescere, di includere, di coinvolgere candidati come sindaci, non solo politici di professione, perché il PD prende Bologna un po' come il salotto di casa sua, come quando giochi a Risico con gli amici e hai le armate rosse, le armate verdi, le armate blu, e io mi prendo il Sud America, io la Kamchatka, io un pezzo di Oceania. Tanto Bologna è roba nostra, dicono abbiamo già vinto, ocio, che anche gli inglesi e i francesi pensavano di aver già vinto gli europei e poi è finita come è finita. Occhio a dire abbiamo già vinto senza passare dal parere dei bolognesi. Quindi noi abbiamo scelto di includere,
a Bologna con un imprenditore, a Torino con un imprenditore, a Milano con un medico, a Roma un avvocato, a Napoli con un magistrato, di quelli liberi, non di quelli a libro paga di qualcuno. E come Lega aggiungo orgoglio nell'orgoglio, non parlo solo di Bologna, e fate un applauso a queste donne, a questi uomini dei quartieri che sono convinto in questo mese dormiranno il meno possibile. Per esempio, faccio gli esempi di Roma, abbiamo scelto come capolisti della Lega a Milano e a Roma due donne, però attenzione, non come fa la sinistra, abbiamo scelto due donne perché fa chic scegliere la donna, no, abbiamo scelto due donne perché sono in gamba. Io non sono per le quote, se una donna è brava perché è brava, non è brava perché è donna. Le quote le riservi ai panda, non alle donne. Poi abbiamo scelto a Milano la capolista della Lega senza tessere il partito in tasca e la presidente di tutti i farmacisti della Lombardia, e a Roma la capolista della Lega senza tessere in tasca è Simonetta Matone, che il giudice l'ha fatto e bene per tanti anni. E quindi accogliamo, cresciamo, lo diceva ai giornalisti, il centrodestra è compatto e noi non abbiamo avversario, spirito di competizione interna al centrodestra. Il mio avversario sta a sinistra e il mio obiettivo è che Battistini prenda un voto più di Lepore al ballottaggio e questa città riprenda in mano il suo futuro per i prossimi 20 anni. E poi sono convinto che la Lega sarà il primo partito del centrodestra a Bologna, ma questo viene dopo. Quindi ho chiesto alla nostra squadra di fare un programma non di miracoli o di fanta promesse, ma di vita reale. Vita reale è quella, io stamattina ripeto, ho incontrato gli imprenditori a Como e su un fronte ovviamente più che su altri noi non molleremo di un millimetro. Quando si parla di lavoro e di pensioni, sento che a Roma a sinistra, a proposito del PD e della sinistra che non c'è più, di cui parlava Battistini, qualcuno ha voglia di tornare alla legge Fornero. Io lo dico con tranquillità, con pacatezza e col sorriso: se qualcuno pensa di cancellare quota 100, di giocare con i lavoratori e le lavoratrici e tornare alla legge Fornero, la Lega fa le barricate dentro e fuori dal Parlamento, perché alla legge Fornero non è possibile tornare. Quindi, perché ce lo diciamo? Una volta c'era la sinistra che con Berlinguer parlava agli operai delle fabbriche, oggi c'è Fedez. Quindi, ognuno ha gli eroi che si merita, perché io non do giudizi musicali, è per carità di Dio, però qualcuno si dovrebbe domandare perché una volta Bologna, l'Emilia, le zone rosse. Io domani mattina sono a Siena, dove ha vinto la Lega. Ecco, se una volta da queste parti il PC aveva il 50, 60, 70% dei voti e adesso la Lega in molte fabbriche è il primo partito, non è perché gli operai o i bolognesi o gli emiliani si sono rimbambiti, è perché probabilmente adesso c'è una sinistra che difende le cause dei milionari e dei clandestini, a parlare agli operai e disoccupati è rimasta la Lega, perché Letta, se non parla di Ius Soli e di sbarchi, non è contento. Anche oggi. E io, venendo qua dal Gazebo, ho incontrato almeno una decina di persone che sono arrivate da altri paesi del mondo e sono qua e li ringrazio, perché ribadisco che avere un'immigrazione controllata, limitata, qualificata e positiva è anzitutto un segno di rispetto per i tanti immigrati che ci sono a Bologna, rispettando le regole, pagando le tasse e mandando i figli a scuola. È questo, il problema non è il colore della pelle, se arrivi dal Sud America, dalla Bulgaria, dalla Romania, dall'Albania o da dove vuoi tu. Ci sono milioni di immigrati regolarmente presenti e integrati. Però non fatemi passare per rispetto quelli che, perché non è necessario andare a Kabul,
per vedere gli estremisti islamici che ritengono che la donna sia un oggetto da tenere a casa. Ce li abbiamo anche a Bologna, eh? E io con certa gente non voglio dialogare. Io coi fanatici islamici non voglio avere niente a che fare. Con quelli che mettono in discussione San Petronio, lascia sta, lascia sta. Quindi questa è una terra straordinaria di generosità, di accoglienza. Poi però i sindaci devono avere anche buon senso, eh. Io ero a Milano oggi e c'ero ieri, sono andato a visitare una periferia di Milano, zona nord, Niguarda, invitato dalle associazioni dei disabili, perché pensate che in una città moderna, evoluta, europea, efficiente come Milano, i disabili hanno contato più di 3.300 barriere architettoniche gravi in giro per la città, che impediscono a tante donne, a tanti uomini di vivere la città, i marciapiedi, le piazze, i giardini, le scuole. E il sindaco di Milano ha passato i suoi ultimi anni a fare piste ciclabili. Ora, prima di fare la pista ciclabile, abbatti un po' di barriere architettoniche per restituire il diritto alla vita a migliaia di disabili a Bologna come a Milano o in tutta Italia. Ormai sembra che se tu non hai il monopattino sei uno sfigato. Poi per carità, ognuno va in giro come vuole. Qua parliamo un po' di viabilità a Bologna, parliamo di tangenziali, parliamo di promesse che la sinistra fa da una vita e che noi vorremmo finalmente realizzare. Abbiamo un'idea decisamente diversa rispetto a quella di qualcuno per cui tutti hanno diritto di fare quello che vogliono. Attenzione, perché se hai diritti non associ i doveri, non vai lontano, eh? Quindi ci sono i diritti, ma ci sono i doveri. Per noi le priorità non sono lo ius soli o la legge elettorale o il DDL Zan. Dico DDL Zan perché questa settimana ricominciamo l'altra volta. E ribadisco e ringrazio Andrea per il lavoro fatto, non è un problema di vita privata, ognuno della sua vita fa quello che vuole. A me non interessa se stasera le centinaia di persone alla Montagnola tornando a casa baciano Tizio, baciano Caio, ognuno può far l'amore con chi vuole e condividere la sua vita con chi vuole, perché l'amore non conosce età, confine, sesso, religione, quindi non interessa se siete eterosessuali, omosessuali, trans, ognuno fa quello che vuole, ognuno fa quello che vuole. Ma cosa contestiamo di questa legge che proprio dà l'idea dell'ottusità di certa sinistra? Che un conto è difendere il diritto dell'amore per chiunque, chi discrimina, chi aggredisce, chi insulta, è un deficiente, è un criminale, come tale va punito. Un conto è mettergli una legge dove sui banchi di scuola di bimbi di 6 anni si portano idee che spettano solo e soltanto alla mamma e al papà, perché non si gioca con i bimbi e con le bimbe di 6 anni. E dico mamma e papà, non genitore 1, genitore 2, perché per quello che mi riguarda la famiglia è una delle cellule fondamentali non del passato, ma del presente e del futuro. Io prima di agosto ho incontrato i responsabili di tutta Italia dei centri di aiuto alla vita, che col loro lavoro volontario e gratuito in questi anni hanno permesso a 250.000 bambini di venire al mondo, perché ricordiamoci che noi stiamo parlando è di green economy, è di new economy, la tecnologia, la digitalizzazione, la pista ciclabile, il monopattino e va tutto bene, però se non nascono più bimbi, noi fra 30 anni, pensiamo a Bologna, non Bologna 2022, noi come Lega ci stiamo sforzando di pensare all'Italia e quindi a Bologna del 2051. Proviamo a pensare, voi vivete nel vostro quartiere, come lo vedete il vostro quartiere fra tre, non fra 3 giorni, fra 30 anni? Ebbene, secondo i dati dell'ONU, se non cambiamo andazzo al governo, fra 30 anni in Italia non saremo più in 60 milioni, ma saremo in 40 milioni. E per fare un esempio, in Nigeria, dove oggi 2021 sono 200 milioni, fra 30 anni saranno 400 milioni. Quindi se non interveniamo, l'Italia fra 30 anni sarà un decimo della Nigeria e quindi andremo tutti in giro col monopattino, coi capelli colorati, con le piste ciclabili, nel deserto. E quindi se non investiamo sulle famiglie, se non permettiamo a ragazzi e ragazzi
di scommettere sul loro futuro e di mettere al mondo dei figli, però ovviamente non lo fai con reddito di cittadinanza, lo fai abbassando le tasse a chi fa impresa per permettere a chi fa impresa di assumere stabilmente ragazze e ragazzi che magari si possono permettere di mettere al mondo un figlio, sempre a Dio piacendo, prima dei 35-36 anni. Perché è chiaro che non torno ai nostri genitori, per carità di Dio, dove già 22, 23, 24 anni, però per curiosità, alzi la mano chi in questa piazza o chi su questo palco ha più di 3 figli. Uno, due. Se avessimo fatto questa domanda 30 anni fa, quante mani ci sarebbero? Ma perché due? Perché la gente si è disabituata, non si sa come funziona, no? Penso che perché uno si faccia due conti in tasca, perché mettere al mondo un figlio ormai è un problema economico. Ma voi capite che stiamo qua a ragionare, io oggi ero a Cernobbio, le regolette dell'Unione, il rapporto deficit-PIL, il patto di stabilità, il PNRR, ma se mettere al mondo un figlio è un lusso che i bolognesi non si possono permettere, vuol dire che siamo sull'orlo del precipizio. E quindi io voglio essere giudicato per i bimbi che torneranno a nascere, non per il rapporto deficit-PIL. Quindi è questo, abbiamo una bella ambizione e vi chiedo questo in questi 28 giorni, sono 28 giorni, è una campagna elettorale che è sostanzialmente già finita, via per via, negozio per negozio, ufficio per ufficio, edicola per edicola, bar per bar, però sempre controllando, ogni bolognese conta. Perché sì, quando si parla delle grandi città, vedi i servizi anche televisivi, vabbè, a Torino la partita è aperta, a Milano la partita è aperta, a Roma la partita è aperta, a Napoli la partita è aperta, poi alla fine arriva Bologna e vince la sinistra. Vi facciamo vedere che in democrazia non contano i sondaggi, ma contano le donne e gli uomini veri come voi? E io sono convinto che ci sia tanta voglia di cambiamento nei quartieri di Bologna. E quindi ci rivedremo, ma portando idee, perché di là ho già visto che il dibattito non è su come si vive a Bologna, è il fascismo, è il razzismo, è l'omofobia, è l'islamofobia. Lasciamoli guardare al passato, guardiamo al futuro, parliamo di giovani, parliamo di quanti negozi hanno chiuso e rischiano di chiudere perché rischiamo di diventare una repubblica fondata su Amazon, Deliveroo. Io voglio andare in negozio, non voglio vivere online perennemente connesso. Quindi difendere le botteghe. Poi c'è qualcuno che evidentemente ha fatto un accordo con altri soggetti per chiudere le botteghe in giro per Bologna, perché l'artigiano dà fastidio, il commerciante dà fastidio, la partita IVA dà fastidio, il piccolo imprenditore dà fastidio perché ragionano con la loro testa, mentre fare le grandi robe poi arriva il partito che ti dice: se tu vuoi lavorare ti dico io per chi devi votare. Evviva i piccoli, evviva la Bologna dei negozi, dei quartieri, dell'artigianato, dell'ingegno. Non la faccio lunga perché non devo essere io a spiegarvi come può essere straordinaria la vostra città. Lo dicevo ai giornalisti venendo qua, oggi mi sono sentito al telefono con un grande bolognese d'adozione, con Sinisa Mihajlović, mi ha detto: Matteo, ti ho portato il vino buono dalla Serbia e lo vado a ritirare a Roma domani o dopo, tanto fra un po' ci vediamo in finale di Champions Bologna-Milan, perché fra qualche anno è questa la fine, la gloriosa fine calcistica che ci aspetta. Adesso non la faccio lunga perché poi stasera gioca l'Italia, a proposito, e quindi vado avanti ancora un'ora e un quarto a parlare e voglio vedere e se qualche candidato si allontana. No, sto scherzando, no, 2 minuti, perché poi consigli a voi che siete qua e vi ringrazio, anzi fatevi voi un applauso per essere qua, perché ci
ci dedicate una parte della domenica del riposo, e per noi è la cosa più bella. E non è facile tirar fuori, lo dico ai colleghi giornalisti che spero che facciano vedere questa gente, queste facce, tirar fuori di casa centinaia di persone la domenica pomeriggio non è semplice, solo quei matti della Lega ci riescono. Quindi fatevi un applauso, perché il bello di Bologna siete voi. E quindi non la faccio lunga, poi risponderò volentieri a qualche domanda. Vi invito solo ad affrontare questi 30 giorni col sorriso, e che io porto più forte dopo i pochi giorni che ho fatto di vacanza quest'estate a fine agosto con mia figlia in Trentino, in montagna. Mi sono fatto qualche giorno di stacco senza telefono con mia figlia in bicicletta dietro, ovviamente la bici era elettrica, sennò sarei morto prima di partire, lo confesso, non sono un atleta. E però in montagna si usa, non so se si usi ancora in giro per Bologna, sicuramente non in giro per Milano, quando incontri qualcuno in bici al parco, giochi sul sentiero camminando, tu saluti, se non lo conosci, buongiorno, buonasera, buona fortuna, buona passeggiata, ciao, buona vita, gente che non conosci, però costa poco. E dopo un po' mia figlia, che da bimba milanese non ci è abituata, perché i milanesi ovviamente non salutano manco il vicino di casa in ascensore, perché non si sa mai, alla fine della vacanza fa: papà, ma sei scemo? Perché saluti la gente così a caso e ti salutano? Ma perché è bello? Perché cambiare la società non dipende solo dalla politica, dal giornalismo, dal sindaco, dal ministro, dal parlamentare. Rendere più bella Bologna non è uno slogan che dipende da chi sta in comune, dipende da noi, perché un grazie costa poco, un sorriso costa poco, una stretta di mano, un signora come va, dedicare 5 secondi nell'arco delle 24 ore a chi ci sta vicino, che diamo per scontato, è un gesto rivoluzionario. Quindi una città più bella non dipende solo dalla politica, dipende anche dal nostro cuore, perché io sono convinto che ogni giorno che il buon Dio ci offra in più su questa terra sia un dono da non perdere passandolo con le polemiche, con l'incazzatura, col rancore, con la gelosia. C'è qualcuno che a sinistra vive incazzato, si alza incazzato e va a letto incazzato. La rivoluzione facciamola partire da noi, a volte basta poco, è gratis. Un sorriso è gratis, un grazie è gratis, un buongiorno è gratis. Viva la Lega, viva Bologna e buona vita a tutti voi. Grazie di cuore. E grazie a Matteo Salvini, che adesso